La delicatezza del dover tradurre una visione del mondo in un'altra, un'operazione delicata questa, un mondo che è così diverso dal nostro punto di vista, ma anche così collegato a noi, perché ogni essere umano è connesso alla natura in un modo o nell'altro, anche solo attraverso il respiro, inspirando ed espirando ci connettiamo con la natura, inspiriamo ossigeno dagli alberi e dalle piante ed espiriamo anidride carbonica, quindi senza questo scambio non c'è vita e questa è la base di tutto. Esporre questa visione del mondo nel modo più accurato possibile per i miei modesti 30 anni di studio, che sono solo la punta dell'iceberg di tutto ciò che c'è da conoscere. Dunque, il mio obiettivo quando ho scritto questo libro è stato semplicemente riuscire a mettere giù tutto questo in modo comprensibile, riferirlo nel modo più chiaro possibile per raggiungere più persone possibile.